Chiedono una semplificazione procedurale per la gestione dei casi Covid a scuola. I dirigenti e i docenti pugliesi, tramite una lettera inviata al Dipartimento di Prevenzione, oltre che al Presidente Emiliano e all'Ufficio Scolastico Regionale, dall'Associazione Nazionale Presidi. Il personale in questo tempo non è mai stato coinvolto dall'ente in previsione delle misure da adottare che non rientrano fra i compiti previsti dall'ordinamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche, denunciano, come per esempio l'obbligo di compilare, sottoscrivere e consegnare ai familiari dello studente la dichiarazione che contiene l'indicazione di effettuare il test antigenico rapido firmato dal dirigente, quasi fosse una prescrizione medica. Questo modulo successivamente andrà presentato al medico di base, al pediatra, al laboratorio o farmacia abilitate per prescrivere il test. Il procedimento è rimasto immutato anche dopo la informatizzazione regionale per la sorveglianza Covid. Si potrebbe pensare dunque, propone il presidente Roberto Romito, ad una integrazione della piattaforma Iris che permetta al dirigente scolastico di accedervi per fare l'upload degli elenchi dei codici fiscali degli studenti per il quale è disposta l'effettuazione dei tamponi, in modo che anche i medici possano controllare il diritto a ottenere la prestazione da parte del paziente. Questo consentirebbe, fermo restando la protezione della privacy, anche la verifica dello stato vaccinale per gli alunni della secondaria. Per valutare queste soluzioni, quindi l'AMP ha chiesto un incontro urgente al direttore del Dipartimento Montanaro. Intanto i casi di positività a scuola aumentano. Nell'ultima settimana nella sola ASL di Bari sono 767 i casi di positività registrati dall'Epidemic Intelligence Center. 327 di questi si rilevano nelle scuole primarie, 220 nelle superiori, 125 nell'infanzia e 95 nelle medie. Al momento sono 94 le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena. Pare che 24 di queste si siano registrate nella sola Monopoli, a quanto denunciano dalla UIL Scuola Puglia. Attendiamo ancora, ha commentato il segretario generale Gianni Verga, che la politica mantenga gli impegni assunti circa il potenziamento dei trasporti, tamponi e mascherine, impegni tardivi e difficili da mantenere, non rispettosi di chi fa funzionare la scuola quotidianamente con spirito di abnegazione.